Questo è Zucchero, Guantanamera, Guaira. Sono le 12:39 minuti, ricordo a tutti gli ascoltatori di Radio Yes e gli affezionati di Benvenuti a Camelot che oggi andiamo, ci allunghiamo fino alle 13:30 perché il professor Rinaldi è impegnato all'università come tutti i giovedì. Buongiorno e abbiamo il grande piacere di avere nostro ospite qui a Radio Yes, il professor Gianni Canova. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, innanzitutto complimenti, ma sinceri, non è per piaggeria, perché la rivista da lei diretta è qualcosa di straordinariamente utile per gli appassionati di cinema, gli studiosi di cinema, ben impaginata, grandi contenuti, veramente complimenti con tutto il cuore. La ringrazio molto, abbiamo cercato di fare un oggetto utile ma anche bello, nel senso che abbiamo fatto molto anche la parte grafica, cercando di fare una cosa assolutamente innovativa e diversa da tutto quello, perché se lei dice rivista di cinema, uno si immagina la fotografia dell'attore in copertina, si immagina la carta patinata, si immagina immagini di scena, invece no, in copertina mettiamo degli animali, per tutto il primo anno metteremo degli animali, ed è una scelta zoofila in qualche modo, sì, metaforicamente interessante, ma poi le metafore non sta a me scegliere, scioglierle, eventualmente se si diverte lo farà il lettore. Professore, lei con questa rivista fa anche delle provocazioni molto forti ed efficaci in un mondo come quello del cinema che è omertoso a tratti e molto molto conservatore, per cui quando nel secondo numero si domanda se servono ancora a qualcosa i festival del cinema e tutto il contenuto, gran parte del contenuto della rivista affronta e racconta i vari festival più importanti, secondo me va a gettare un sasso nello stagno di non poco conto per l'Italia festivaliera, dove i festival stanno perdendo un po' di identità e di efficacia rispetto alla missione propria di un festival inquadrato in un contesto di tanti anni fa. E la risposta qual è? La risposta è che in parte una parte di festival non ha più senso, secondo me. Altri invece senso e utilità ce l'hanno ancora, bisogna cominciare a distinguere. Però la cosa che a me importa e importava era di, ha detto bene lei, gettare un sasso nello stagno, nel senso che il cinema italiano sta in una situazione di crisi drammatica e da questa crisi non si esce se si continua a fare come gli struzzi, a nascondere la testa sotto la sabbia. Bisogna avere il coraggio di porsi delle domande anche scomode, che siano il preludio a un effettivo cambiamento. Poi il cambiamento per verificarsi ha bisogno di volontà politiche, di scelte culturali, di strategie industriali, tutto quello che sappiamo, ma intanto cominciamo a porci il problema, per cui 8 e mezzo per tutto il primo anno, l'anno in cui io la dirigerò, aprirà sempre in copertina con una domanda provocatoria, la copertina avrà sempre solo una domanda, un punto interrogativo, dentro la rivista si tenterà di dare una varie risposte a questa domanda, perché anche alla domanda servono ancora qualcosa i festival del cinema, all'interno della rivista ci sono posizioni molto sfaccettate, c'è chi sostiene no, non servono più a nulla, andrebbero aboliti, c'è chi sostiene no, sono il volano fondamentale per la crescita, la diffusione della cultura cinematografica del nostro paese, c'è chi sostiene dipende, alcuni sì, altri no, ma vanno comunque cambiati in questa direzione o in quest'altra. Quindi apriamo se non altro un dibattito, tenete conto che questa rivista è edita da Cinecittà Istituto Luce, e con fondi della Direzione Generale Cinema del MIPAC, quindi non è una fanzine, certo, non è una rivistina, come dire, di nicchia, ha una valenza istituzionale forte, e il fatto che le istituzioni lasciano carta bianca affinché si cominci a discutere senza paraocchi, senza pregiudizi, in una rivista che in parecchi numeri ha anche un'edizione in inglese, per cui la mandiamo nei festival di tutto il mondo, negli istituti italiani di cultura di tutto il mondo, nelle cineteche, nei musei,
con l'intento di aprire una discussione che parta dal cinema italiano, ma che si interroghi un po' su il destino, il futuro dell'industria cinematografica nel mondo, a me sembra una scommessa che vale ancora la pena di essere giocata. E sul numero 3 della rivista, sempre 8 e mezzo, c'è un po' una risposta implicita al quesito del numero 2, perché si chiede perché in Italia c'è ancora tanta paura del successo, e si parla del film di Tornatore, cioè di una offerta di cinema che se fatta con coraggio e con un po' di spregiudicatezza porta a risultati che possono collocare il prodotto italiano anche in campo internazionale. Assolutamente, io sono un grande sostenitore del film di Tornatore, perché ritengo che sia un esempio virtuosissimo di come coniugare qualità e quantità, nel senso che è un film di altissima qualità di scrittura, di storia, di narrazione, di interpretazione, di regia, che riesce a incassare, adesso non ho i dati aggiornatissimi, ma siamo credo abbondantemente oltre i 9 milioni di euro di incassi, caso tutti cresciuti per lo più poi col passaparola, col tam-tam positivo, a dimostrazione che la qualità può pagare, anche se poi in questo paese ci sono atteggiamenti snob che appena un prodotto ha successo, ambendo ad avere anche la qualità, arricciano il naso, dicono sopravvalutato, da chi? Dai 9 milioni dai milioni di spettatori? Io trovo intollerabile l'atteggiamento sprezzante, snobistico, aristocratico di tanta critica, anche di tanta critica sul web, che in realtà prende il cinema soltanto come pretesto per esibizioni narcisistiche dei propri onanistici piaceri solitari. Ma anche tra i giovani la cosa mi preoccupa. Io ho ospitato nella mia università, lo scrivo anche, un paio di mesi fa, alcuni ragazzi autori di una web series di successo, e durante il dibattito un paio di studenti dicono: ma non diventerete mica commerciali anche voi, come se commerciale fosse un insulto. Allora, io trovo che un grande film debba essere come i film di Hitchcock, di Kubrick, erano commerciali, nel senso che avevano una loro vendibilità, sono merci culturali. Io so che in questo paese parlare di merci culturali fa orrore a una dimensione culturale che è ancora ferma al romanticismo primo ottocentesco, che non ha mai fatto i conti con l'industria culturale, con Benjamin, con tutto. Però il problema di questo paese è questo: non c'è una vera industria culturale, siamo ancora figli di cascami tardoromantici per cui l'arte sarebbe un qualcosa che non ha nulla a che fare con la merce, e commerciale diventa un insulto. Ma per perché secondo lei non è un disvalore? Ecco, secondo lei perché c'è questo arroccamento nel considerare il film commerciale, quindi popolare, che va verso il pubblico, un qualcosa di meno qualitativo rispetto a un film, non saprei come composto, definirlo. Ma è il combinato composto di culture egemoni nel nostro paese che hanno sempre considerato da un lato il denaro lo sterco del diavolo e dall'altro lato di culture che si riempivano la bocca di progressismo sulla carta, ma poi consideravano l'arte e la cultura come attività assolutamente elitarie, non occupandosi mai dei consumi culturali delle masse né di far crescere i consumi culturali popolari, e lasciando i consumi culturali popolari al dominio esclusivo della televisione, con il risultato che ci ritroviamo adesso ad essere uno dei paesi più analfabeti in assoluto d'Europa. Tenete conto che il 43,6% degli italiani, dati recentissimi, è in grado di leggere un testo scritto e di capirlo soltanto se ha una formulazione basica, soggetto, predicato, complemento. 46. Già se c'è un periodo ipotetico della serie, se fossimo tutti d'accordo potremmo trovare una soluzione rapida, questa frase scritta è incomprensibile, sono dati testati scientificamente, al 43% se è scritta degli italiani. C'è un'emergenza, abbiamo il 19% dei laureati soltanto, a fronte di dati OCSE che dicono che, se non arrivi al 40% dei laureati nella fascia giovanile della popolazione, un paese occidentale europeo non è in grado di reggere la sfida della complessità del futuro che ci attende. Signori miei, chi ha gestito la politica culturale in questo paese ha delle responsabilità gravissime, e adesso i nodi vengono al pettine. Così come viene al pettine il fatto che, appunto, si è sempre osteggiato dal punto di vista politico la creazione di una vera industria culturale capace di
come dire, funzionare secondo i parametri, i protocolli per cui funzionano tutti gli altri comparti industriali. Lei probabilmente non se lo ricorderà, ma noi abbiamo collaborato nei primi anni. Mi ricordo. Facciamo formazione dura e pura con i docenti, ma poi indirizzata ai ragazzi. Per i bambini delle scuole elementari. E lì andiamo a toccare un altro nervo scoperto, l'assoluta ignoranza dei ragazzi rispetto al linguaggio cinematografico, e nessuno fa nulla per raffinare anche un po' il gusto di questi ragazzi. Ma non soltanto al linguaggio cinematografico, ma anche al funzionamento dei media. L'Italia è stata più volte richiamata dalla Commissione Europea, che invitava il nostro paese a introdurre l'educazione ai media nella scuola, nella convinzione, che è tipica dell'Unione Europea, che per formare un cittadino maturo e consapevole oggi l'educazione ai media, che significa la capacità di comprendere criticamente come funzionano i mezzi di comunicazione di massa, è un prerequisito fondamentale per la formazione di un cittadino. L'Italia ha sempre disatteso questi richiami, così come è uno dei pochissimi paesi occidentali che non prevede una alfabetizzazione al cinema nei percorsi curricolari fino alla scuola dell'obbligo. Per cui il primo numero di 8:30 dice: siamo un paese di analfabeti filmici. La risposta è, secondo me, e mi assumo tutta la responsabilità della drasticità della mia risposta, è sì, siamo un paese di analfabeti filmici, nel senso che da noi uno studente può arrivare anche a prendere la maturità classica col massimo dei voti senza sapere chi è Federico Fellini, non dico senza aver visto un film di Fellini, ma senza sapere chi è, senza sapere chi è Kubrick, senza sapere chi è Hitchcock, cioè giganti della cultura contemporanea. Figure che secondo me sono imprescindibili per riuscire a capire il mondo in cui viviamo, ma per riuscire a capire anche come funziona il linguaggio iconico, nel senso che ormai la maggior parte della comunicazione passa per le immagini, le immagini hanno il loro grammatico, la loro sintassi, generano emozioni in un certo tipo, e noi siamo del tutto ignari di quello che ci accade quando siamo spettatori di immagini in movimento. È come se si fosse voluto tenere il popolo degli spettatori. Io ricordo chi ci ascolta che siamo tutti diversi, ma c'è una cosa che ci accomuna tutti, a cui dedichiamo la maggior parte del nostro tempo, la maggior parte del nostro tempo in comune. Sapete qual è? A parte il dormire, per cui delle 24 ore della giornata tutti dedichiamo la maggior parte di tempo identico al dormire. La seconda è a guardare immagini in movimento. È vero, perché mediamente sono 4 ore al giorno in Italia la televisione, non c'è nessun'altra attività, il tempo che dedichiamo al mangiare è di meno, al lavarci è di meno, al lavoro è di più, ma facciamo lavori diversi. Certo. Mentre invece siamo accomunati dal fatto di essere spettatori. E quindi rispetto a questa attività, che è quella che occupa la maggior parte del nostro tempo comune di cittadini, siamo del tutto incapaci e privi, non per nostra colpa, ma privi degli strumenti minimi per capire che cosa ci accade, che cosa accade al nostro sistema percettivo, che cosa accade alle nostre emozioni nel momento in cui siamo appunto spettatori di immagini in movimento. Casuale? Secondo me no. È vero. Professore, lei ci regala su Sky questi incontri con i protagonisti del nostro cinema. Ecco, non le sembra che anche lì battiamo fiacca, nel senso che personaggi a tutto tondo, quelli che un tempo sapevano raccontare il nostro paese in un certo modo, riuscivano a colpire la sensibilità delle persone, ecco, ce ne sono sempre di meno. E in quei duetti che lei ci regala attraverso Sky, mi sembra che questa sensazione mi viene un po' rafforzata. Ma lì, quello di Sky è un format che prevede incontri soprattutto con attori comici, per motivi, come dire, di audience. Ma io posso dirvi che venerdì scorso, quindi pochi giorni fa, ho ospitato alla mia università Ermanno Olmi, c'era un'aula strapiena, il maestro ha parlato per 2 ore, col suo tono ormai profetico, da grande nonno che può permettersi di dare delle indicazioni anche di vita oltre che di gusto cinematografico, con un'aula di studenti. Tra l'altro quel giorno ospitavamo una 50ina di studenti da tutto il mondo, per cui che sono qui in Italia da 6 mesi, quindi capivano, e c'erano ad ascoltare Olmi studenti cinesi, studenti paraguayani, studenti australiani, studenti di Taiwan. È stata una cosa emozionantissima. Evidentemente Ermanno Olmi, come dire, ha dei tempi, ha una
modalità di comunicazione efficacissima dal vero, mm-hmm. nel senso che la presenza carismatica del suo corpo, certo. di queste mani leggermente deformate dalla malattia che ha avuto e perennemente in movimento, che nella dimensione della teatralità è fortissimo, ma che non avrebbe tenuta televisiva, insomma, e quindi però, come dire, queste testimonianze sono importantissime e non vanno buttate via, perché lì si gioca davvero il futuro del nostro paese. Eh sì. Perché? Ho ancora 30 secondi. Sì, come no? Pronto? No, cioè, non ho più di 30 secondi. Ah, quindi... perfetto, allora la salutiamo. Grazie. Grazie, professore. Grazie, arrivederci. Arrivederla.